qualcosa da bagnarsi le mutandine. Che schifo, eh? Hai capito? Mamma mia, speriamo di averlo infogato un po' con questa descrizione, eh? Ho cercato di essere minuzioso, eh? Mamma, hai capito? Oh, ma che hai dato una botta di nuovo la te... Ho scritto male, che... Ah, ho usato parole strane. E ha ragione, ricchezze, profusione. Incredibile, troppo... Sì, però ho trovato... Semplifichiamo, ragazzi, semplifichiamo. Ho trovato roba ricca, eh? Ora ha capito sicuro. Ho trovato roba ricca. Molto dana... Molto soldi, eh? Molto soldi. Sta nella palude... A nord di casa. Nord dove cazzo è? West, est, nord. No, sì, nord va bene, nord. Nord. Nord, nord. Verso la montagna. Porca troia, non capisce un cazzo. Questo qua è nord, nord dove? Ma lì, lì. Guarda, non ho mai visto paludi. Cioè, è un pochino lontana, ma con una poziona di velocità ci arrivi subito. Hai capito? Di là devi andare, là, verso quel monte, là, vai, vai! Sto a venire... Oh, guarda, poi mi dai un po' di ricco, eh? Ok, in modo che dividiamo il ricco, perché questa casa della strega è piena di ricco. Una cosa, mamma mia, che tu arrivi là e vieni... Io non ho potuto prendere perché ero debole. E la strega era forte. Capito? Io debole, strega forte. Unga bunga bu 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 bu. Mi sembra di essere in uno server ambientato nella preistoria. Forse stanno giocando di ruolo. Oh, se vuoi ci vieni pure tu, ti prendi il ricco, se no me lo prendo io. No, no, io ho paura. Prendi tu. Poi mi dai qualcosina. Vabbè, un po' di roba e te le do io, sì. Ok, allora ciao, Tu vai a esplorare. Verso di là, vedi? Di là. Verso di là. Vedi? Ma non mi guardi! Imbecille! Dove cazzo è andato? Oh. Dove è andato? Ma è Oh. Ah, eccolo. Di là. Là. Oltre il monte. Hai capito? Di là. Vai. Dove cazzo è andato via? Ah, beh, meno male. Allora ciao, eh. Oh, finalmente è andato via. Possiamo essere sicuri. Dovrebbe essere abbastanza lontano da casa. Ora, prima che si stanchi, io devo indagare, perché voglio scoprire se effettivamente è vero che questo cretino non ha mai usato la creative. Insomma, voglio vedere un po' se lui è onesto quanto dice, perché quello che ci ha raccontato prima, quando ha detto che lui non ha mai usata, che lui è stato onesto, che lui se l'ha tolta, beh, diciamo, ragazzi, che mi ha un po' insospettito. Oh, ma dietro la... Sì, vai, non rompere le balle. Oh, dobbiamo essere sicuri. Sicuri che non ci sia qualcosa di strano. Questo cartello mi insospettisce. Docia, non entrare, pericoloso. Allora, quali opzioni sono due? O questo tizio non si lava dalla nascita perché pensa che la doccia sia mortale, oppure sta cercando di nascondere qualcosa. Allora, effettivamente è una doccia. Cioè, sembra essere una doccia. Quando tiri la leva scende l'acqua. Il problema... E che sotto c'è un buco profondissimo. Quindi la qua gatta ci cova, ragazzi. Gatta ci cova. Proviamo a vedere che cosa c'è sotto. Che forse l'acqua serva a fare tipo da ascensore. Vediamo. E infatti qua c'è qualcosa. E guardate qua, con la mia texture pack i dipinti sono praticamente invisibili, quindi vedo attraverso i passaggi segreti. Oh, ho trovato una casa, bravo. Vai, mamma mia, stai trovando cose interessantissime.
Invece io no, io non ho appena trovato il tuo covo segreto. Qua c'è la cassa che contiene legno. Perché questa era la cassa finta, perché lui è furbo. Così tu magari finisci qua dentro, vedi che c'è una cassa e dici: oh, strano, c'è solo questo, vabbè, non era nulla. Invece, però non mi sei... vai ancora. Però non devi rompere le balle, pedo bear. Se no qua quello che finisce male a pecorella sei tu, eh. E scusate l'allusione. Oh, e se mi fa incavolare io gli faccio del male. Ora, andiamo avanti. Quindi lui ha messo sta cassa per nascondere il passaggio segreto. Non ha calcolato però che con alcune texture pack i quadri sono invisibili. Vedete, qua c'era un quadro ma io non lo vedevo. E anche quelli là sono abbastanza visibili. Quindi noi entrando qua dentro troviamo la vera e propria alcova del pirata. Il tesorone, come si suol dire, il richiume. Quello che lui aveva nascosto ai nostri occhi. O almeno pensava. Se mo qua dentro non c'è un cazzo, ragazzi, abbiamo fatto una figura di merda. Io sto dando per scontato che qua in queste casse ci sia la peggio schifezza. Ma non lo so. Potrebbe non esserci niente. Sto tenendo una suspense esagerata, ragazzi. Lasciate pollice in su che ora apriamo le casse. 3, 2, 1. Oh! Dan dan dan! Oh mio Dio! Oh signore! Blocchi di diamante! Mele d'oro! Blocchi di ferro e d'oro! Pozioni di esperienza e lapislazzuli. Oh santo cielo, lo sapevo, lo sapevo, me lo sentivo. E io ho un sesto senso ormai per queste cose, ragazzi. Voi lo sapete che io ho un sesto senso per queste cose. Tu intanto vai, 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 vai ancora avanti. Mi ricordo che era un po' più lontana. Vai, vai, vai avanti, che io qua mi sto occupando di sistemare una questione. Una faccenda che ha dell'incredibile. Riguarda un bastardo che prima punisce il suo amico perché si è chivato un blocco di diamante e poi fa lo stesso, solo moltiplicato per 6 miliardi. Maledetto. Guarda qua che cosa ha messo. Stack e stack di blocchi dei materiali più preziosi. E poi si è permesso di farci la romanzina, di dirci che dobbiamo giocare in modo onesto. Qua serve davvero la giustizia di Lion. Qua è richiesta indispensabile. Dobbiamo essere noi a fargliela pagare. Assolutamente. Ecco, vai. E adesso vediamo, assistiamo all'esplosione. Ah, bella distruzione. Tutte le schifezze che lui ha cercato di rubarsi dalla game mod ora non le ha più. È vero, potrebbe righivarsele. Potrebbe righivarsele. Ma noi troveremo il modo per impedirgli anche questo. Oh cavolo, ragazzi, ho innescato l'esplosione. Stavo preparando tutto ma mi è partita. Mi è partita. Oh oh oh. Aia, sono pure morto. Vabbè, dovrei respawnare alla mia casa, no? Oh, meno male. Puff. Meno male sono morto cadendo. Oh sì, è successo un casino. Si è bugato un chunk. Speriamo che sappia cos'è un chunk. Mi è venuta un'idea, mi è venuta un'idea geniale. Ora gli chiederò di opparmi. Gli chiederò di opparmi con una scusa. E facendomi oppare potrò deoppare lui. Così lui non potrà più fare niente sul server. Aspetta, ok, cosa si è bugato? Si è bugato, bugato un posto vicino casa. Sta rompendo il mondo. Cazzo, cazzo, devi correre qui o non potremo giocare più. Cazzo, cazzo, sei lontano? Sei lontano? Cazzo. Allora, devi oparmi. Devi oparmi, presto. Solo io posso salvare il mondo. Si buga tutto. Presto, presto. Cazzo, cazzo. Presto, cazzo, cazzo. Opami, opami. Opami, cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Dai che ci casca. Dai, opami. Non mi sta opando. Oh, m'ha opato, m'ha opato. Oh, è a noi, the op.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Lo abbiamo deopato. E ora lui non può più fare una miseria. Fregato. Fregato. Olè. E io mi metto in game mode. Fregato, amico mio. Fregato. Beh, casa sua è già abbastanza distrutta, Però, come si suol dire, qualche secchiarello di lava ci sta sempre bene, no? Magari cerchiamo di non danneggiare il magazzino barra casa di... come cazzo si chiama qua? Dark Pippo Baudo. Oh, cosa o in che senso fregato? Diciamo che ho scoperto qualcosa sul tuo conto sotto la tua villa. Diciamo che ho capito che sei un merdoso... E che ti fregavi le robe dalla Creative. Bastardo. Stack e stack di roba preziosa. E mi hai sgridato a me per un blocco. Schifoso. Lurido sei. Lurido. Che mi hai tolto tutto. Non è vero. Sì che è vero. Sì che è vero. Era la tua casa e sotto c'era la tua roba. Bastardo. E poi era scritto male. Quindi era la tua casa perché tu scrivi male. Oh, infame. E quindi noi adesso ti abbiamo punito. E guarda cosa ti faccio. Piccolo pedo bear. Guarda qua. Guarda la tua casa. Che ne pensi? Che ne pensi della tua villa? L'ho ristrutturata. Ti piace così come te l'ho fatta? Ha un non so che di romantico, uno stile, secondo me non è male, Non è male, cosa hai fatto? Ma, diciamo che l'ho voluta abbellire un po'. L'ho abbellita. Mi hai rotto tutto. Guarda, mi dispiace, caro amico, mi dispiace. Forse sarà il caso che tu giochi onestamente, se dici che è giusto giocare onestamente, invece di fare il giusto e poi comportarti da merdoso. Impara a comportarti da giusto, invece di fare il giusto e comportarti da merda. Credo che la frase riassuma quello che lui ha fatto in modo abbastanza essenziale. Non mi posso mettere più la game mode, lo so. Ora sei costretto a giocare come dicevi di voler giocare. Non pot- sei uno strozzo, ok? Benissimo, siamo riusciti a farlo rageare. E tu hai una scusa, no è vero. No è vero. Non è una scusa, è vero. Non puoi più giocare in modo corrotto come stavi facendo. Te mi volevi fregare per darti le robe te. No. Nessuno si darà più le robe. Perché noi ora facciamo un'altra cosa. Deoppiamo pure Dark Pippo. Tac. E game mode. Ah no, aspetta. Vabbè. È rimasto in game mode. Ma tanto quando esce e rientra dovrebbe annullarsi. Comunque vada, per questa volta direi che abbiamo fatto abbastanza. Ora nessuno dei due potrà più giocare in modo cittoso, diciamo. Se vogliono giocare su questo server dovranno giocare in survival. In più, il bastardo qua che cazzo, Pedo Bear, ha avuto la sua casa lussuriosa griffata nel nome della giustizia di Lion. Spero che questo griff vi sia piaciuto, ragazzi. E per questa volta vi dico che è tutto. Lasciate un bel po' di pollici su. Arriviamo a 10.000 per il prossimo episodio del Griff. Lion out.